Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi per me è un giorno davvero speciale e volevo in qualche modo condividerlo con voi, un po' per tenerlo per me come diario e un po' per informare anche voi di questa novità, per rimanere sempre sincera, trasparente e non avere secondi fini, insomma. E quello che semplicemente voglio dirvi è che ho trovato un nuovo lavoro da fare online. Oggi sono molto ho delle emozioni molto contrastanti, passo dall'aver paura, non una paura brutta, ma più che altro una paura positiva. Sono, diciamo, quella paura che si ha quando ci si butta appunto in qualcosa di nuovo. Dall'altra parte sono invece molto entusiasta, molto felice, super carica e non so nemmeno io come spiegarvelo. Passo appunto ad avere 5 minuti di super energia, 5 minuti pieni di pensieri e poi ricomincio così in questo loop ormai da stamattina. Stamattina ho appunto contattato la persona che mi ha aiutato ad entrare in questa azienda e è divertente perché stamattina ho deciso di farlo così senza pensarci. Avevo il messaggio pronto che ho cancellato e ricancellato più volte negli ultimi 3 giorni, finché stamattina, appena mi sono svegliata, ho detto: Selena, ok, adesso accendi il telefono, invii il messaggio, poi lo chiudi e lo metti via. In questo modo non ti fai venire strane idee nella testa. Insomma, dovevo assolutamente prendere coraggio e farlo senza a pensare a nient'altro, perché se avessi cominciato a pensare, magari avrei cambiato idea. Finché appunto ho messo via il telefono, finché questa persona mi ha risposto e adesso ho completato tutto il necessario per entrare nell'azienda e sono ufficialmente entrata nell'azienda. Come mi sento, ve l'ho già detto, ci sono altre cose però di cui non vi ho parlato, di alcune situazioni che si sono create negli ultimi 6 mesi nel mio percorso personale, che può essere professionale come altri ambiti. Ultimamente avevo appunto, incominciavo a pensare ad avere diverse idee in testa sul come risolvere e sistemare queste cose che avrei praticamente risolto semplicemente iniziando a lavorare. Una delle cose che mi ha un po' destabilizzato negli ultimi mesi è il fatto che il mio canale YouTube è legato ad un'agenzia. La persona che mi seguiva di questa agenzia adesso non lavora più lì e quindi io mi sono praticamente ritrovata, diciamo, un pochino lasciata a me stessa, quindi non ho più una guida da diversi mesi, non ho più una persona che mi segue, una persona che mi consiglia, che mi aiuta e questa cosa mi ha un pochino destabilizzato perché praticamente mi sono ritrovata completamente da sola, il che non è un grosso problema perché comunque per quanto riguarda i video e il canale YouTube ho sempre fatto tutto da sola e di testa mia, non ho mai ricevuto né aiuto né consigli né idee da nessuno, parte tutto da me. L'agenzia, diciamo, mi aiutava per quanto riguarda la parte burocratica, magari tecniche, per quanto riguarda magari il posizionamento dei video e cose di questo genere, insomma, fattori che vanno al di là, che stanno dietro il canale, insomma, non quello che vedete ogni giorno. Ritrovarmi da sola non mi è piaciuto e non mi sta piacendo affatto. Dall'altra parte era diverso tempo che pensavo al fatto che ormai i miei ragazzi sono grandi, non hanno più bisogno di me, non avendo io appunto nessuno che può stare con loro, non ho mai potuto fino adesso lasciarli da soli a casa e quindi ho incominciato a pensare che era arrivato per me il momento, insomma, di trovarmi un lavoro. Sentivo la necessità, appunto, adesso che i ragazzi sono grandi, di dar loro il buon esempio, prima di tutto per i miei figli, ma anche per tutte le persone, insomma, che mi circondano.
Ovviamente, prima di ogni cosa, serve ovviamente per me stessa, per sentirmi appagata. Proprio quando stavo pensando a cosa avrei potuto fare o non fare come lavoro, i punti fondamentali su cui mi ero prefissata erano prevalentemente due. Il primo è che dal mio canale di YouTube ho imparato che mi piace lavorare in autonomia e quindi essere padrona di me stessa e non avere nessuno che mi dice come fare le cose e cosa fare, perché comunque so gestirmi il lavoro e il tempo da sola. Ovviamente ciò non esclude nessun tipo di lavoro, semplicemente mi avrebbe dato meno motivazione la mattina per andare a lavorare, tutto qua, perché se faccio una cosa che mi piace e che mi soddisfa e che mi appaga, ovviamente sono poi anche più felice di farlo. Ovviamente ciò non toglie il fatto che ovviamente non lo farei, lo farei comunque, però ovviamente non sarei così entusiasta e così felice e così appagata. Insomma, l'altro punto è che ho pensato se io potessi fare una qualsiasi cosa al mondo, no? Che cosa sarebbe una di quelle cose che mi piacerebbe fare? E io ho pensato che se avessi avuto l'opportunità... Buongiorno. E lì ho pensato che... Possiamo togliere sto codino? E lì ho pensato che se avessi avuto l'opportunità di scegliere un qualsiasi lavoro al mondo, avrei scelto un lavoro che mi rendesse felice. E una di quelle cose che mi sono accorta solo ultimamente che mi rende felice è vedere le persone contente, le persone felici. Quindi quello che mi renderebbe felice sarebbe aiutare gli altri ad essere felici. Ho trovato entrambe queste due mie priorità in questa azienda, nel lavoro con questa azienda, perché appunto mi dà la possibilità di gestire me stessa come e quando voglio, ma soprattutto di aiutare le altre persone a sentirsi bene. Quindi quando mi è stata proposta questa opzione lavorativa, ovviamente ci ho riflettuto tantissimo, perché ci ho riflettuto per davvero tanto tanto tempo. Ho fatto un sacco di ricerche, ho pensato ai pro e ai contro, finché alla fine mi sono decisa e ho capito che probabilmente questa è la soluzione che fa al caso mio. Un altro motivo per il quale mi sono convinta a scegliere questa azienda invece che un'altra è che comunque i social sono comunque una parte importante del mio tempo, perché comunque facendo video su YouTube e pubblicando anche contenuti su Instagram, questo è già una cosa che so che mi piace fare, e quindi insomma conoscevo già la tipologia di lavoro e sapevo già che appunto mi sarebbe piaciuta. Ovviamente ci sarebbero altre mille cose da dire, il perché ho scelto di stare a casa con i ragazzi, il perché ho scelto questa tipologia di lavoro, il perché io abbia scelto un lavoro poco convenzionale, un lavoro non classico, e altre mille domande. Queste però, se volete, potete farmele giù nei commenti e io come sempre risponderò a tutti, o sotto nei commenti o nel caso anche con un altro video. E niente, ho fatto questo video per due motivi in particolare, già come vi dicevo all'inizio del video. Uno è per rimanere assolutamente trasparente e sincera con voi, e l'altro appunto perché voglio che rimanga una sorta di diario ricordo per me, che mi porti a raccontare la mia storia, a ricordarmi della mia storia in questo campo, per condividere i miei pensieri anche con altre persone che magari si sono trovate nella stessa situazione, e magari per darci anche una mano, dei consigli e un po' di aiuto a vicenda. E niente, con questo è tutto. Io spero che questo video, completamente diverso da quelli che avete visto fino ad oggi, vi sia comunque piaciuto. È un video molto personale e non siete abituati a vederli, perché nel mio canale credo di averne registrati davvero pochissimi di questo tipo. Vi terrò aggiornati comunque in modo costante ogni tot di tempo per darvi le mie impressioni, come sarà l'inizio, come mi troverò e tutto quello insomma che avrà a che fare con questa cosa.
E niente. Ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video, lasciatemi scritto sui commenti tutto quello che vi passa per la testa, io leggerò tutto e risponderò ovviamente a tutti quanti. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!